Il silenzio è l'ossigeno della mafia, scrivono gli studenti del Misticoni Belisario. Oppure risorgiamo come un'onda spezzando le catene della mafia, come hanno scritto gli studenti del Liceo Scientifico Galilei. Sono questi solo alcuni dei tanti striscioni apparsi questa mattina in Piazza della Rinascita a Pescara, come frutto di un lavoro e di una profonda riflessione durata tutto l'anno scolastico, come quello svolto ad esempio dagli studenti del Galilei, per giungere all'appuntamento di questa mattina, fortemente voluto dall'Associazione Società Civile nell'ambito del premio Borsellino, proprio nel giorno del 32esimo anniversario della strage di Capaci, dove vennero fatte saltare in aria sull'autostrada le auto del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della sua scorta. 57 giorni prima di un'altra strage, quella di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino, le donne e gli uomini della sua scorta. Un'intera giornata, da questa mattina a serata inoltrata, rivolta non solo agli studenti, ma a tutti i pescheresi, alla presenza di illustri personalità e testimoni del tempo, come Dario Falvo, ex componente della scorta del giudice Falcone, oggi sostituto commissario, giovane agente di polizia all'epoca, oppure della presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Franca Bandera, chiamata a sollecitare una riflessione sugli importanti cambiamenti nelle istituzioni e nella società civile che quelle tragedie hanno in qualche modo favorito. Oltre ad altre autorità, come la Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Questore di Pescara Carlo Solimene. Prima di tutto non eroi, uomini normali delle istituzioni dediti a proteggere una persona veramente giusta quale era il dottor Falcone. Il messaggio è sempre ogni anno che si ripete e vale soprattutto per i numerosi ragazzi che troviamo qua, è quello del non dimenticare, del ricordare, per poi ricostruire e costruire nuovamente. Questo è il messaggio che possiamo dare ogni volta portando la nostra testimonianza di chi è sopravvissuto, ricordando i nostri colleghi, i nostri fratelli. Lo Stato di diritto ha sconfitto quella mafia stragista. Da qui a dire che i fenomeni mafiosi non siano più presenti, ce ne corre. Oggi ricordiamo un eroe. Io spero che questo paese non abbia bisogno di altri eroi, ma ci sono fenomeni molto più insidiosi, molto più sotterranei, che ci sono intorno, sono sotto i nostri occhi e spesso non li vediamo. Pensiamo all'Abruzzo, una terra felice dal punto di vista del numero dei reati, delle carte. Io mi occupo quotidianamente di giustizia penale in appello e un processo per mafia non l'ho ancora visto, ma sappiamo che c'è. Siamo cittadini e poliziotti, poliziotti e cittadini, dobbiamo lavorare insieme alla magistratura, noi qui siamo molto fortunati, abbiamo una magistratura assolutamente sensibile ai bisogni del territorio, della comunità, e noi insieme a loro speriamo di raggiungere risultati sempre più importanti.